You can lie this time.
upon a time there was an hunter named Yasaku. He cooked mice with Bear Grylls as before, catch foxes. Deep are green and the
Quando ero piccolo, e questa approssimazione temporale non indica un preciso collocamento storico, ma semplicemente colloca il contesto in una fase giovanile ove ancora è presente una certa ingenuità e tenerezza, mi imbattei in una brutta avventura. Subì il furto del mio orologio da parte di un ragazzo più grande di me. In quel periodo credo di ricordare che i pensieri fossero molto diversi dall'attuale groviglio che alberga ben radicato nel mio animo. Con tutta probabilità gli embrioni della mia coscienza stavano maturando, nutrendosi avidamente di tutto quello che orbitava attorno alla mia ancora molto giovane esistenza. Cosa stesse lucubrando il mio cervello in quel terzo pomeriggio di città? Non è difficile da immaginare, provando ad immedesimarci tutti, nessuno escluso, in quell'età non ben definita da un inizio e da una fine, detta fanciullezza. Immagino stessi rientrando da scuola. Ad un tratto fui avvicinato da un giovane dall'apparenza sciatta e trasondata che, con qualche scusa banale, non riesco a ricordare nemmeno quale fosse, ebbe l'ardire di interagire con la mia apparentemente beata fanciullezza. Il suo fare fu senza dubbio sin da subito intimidatorio, quello di un carattere sicuro, scaltro, come un teppistello da strada che aveva ormai indelebili cicatrici collezionate lungo infinite scorribande urbane in compagnia di elementi più vecchi e peggiori di lui. Cosa poteva temere da un bambino come me? Nulla. Infatti, approfittò senza troppe remore dell'occasione per rubare il mio orologio, a cui, ripensandoci ora, non capisco come mai tenevo moltissimo. Mi confuse, sfoderando la sua sfacciataggine, parlandomi schiettamente di pornografia e oscenità. Raccolse da terra fogli strappati da riviste pornografiche, chiedendomi pareri su quelle donne che io vedevo come strumenti in mano a gente come lui. Pedine private di umanità e incastrate in un meccanismo destabilizzante che divora tutto ciò che è bello, riducendo la bellezza in rifiuti fini solo a se stessi. Non avrebbe davvero potuto capire il mio punto di vista. Sarebbe stato inutile tentare di spiegarmi. Così non lo feci, lasciandolo nella sua stupida ignoranza e comune triste condizione governata dall'indotto pensiero comune. Mi invitò quindi a seguirlo verso un parco limitrofo alla strada. Mi sentivo confuso e soggiogato, e così lo seguì. Pochi passi distanti dal viavai urbano, verso un luogo dove infanti e mamme giocavano annebbiati dalle loro fugaci esistenze prive di senso e dal futuro buio scritto e inevitabile. Ricordo le siringhe a terra che in quel periodo ornavano le rare aree verdi assieme alle merde dei cani. Bambini, siringhe, preservativi usati, mamme e pervertiti che gettavano pagine di giornali pornografici nelle strade e nelle aiuole, godendo del pensiero di innescare lo schifo all'interno di menti ancora candide. Godendo nel fagocitare bellezza, trasfigurandola in merda di cani e di uomini. Attenzione a camminare nel parco! Se ti pungi con un ago di una siringa, potresti morire di AIDS. Avendo fiutato il pericolo, resistetti alla richiesta di sedermi con lui. Mi voleva invitare all'interno di un cilindro di cemento che voleva essere un gioco per i bimbi, creato per distrarre i pargoli, lasciando le mamme libere per qualche istante dal loro incarico di possessive guardiane della vita che cresce e inesorabilmente scade. Riuscì anche a riportare i nostri passi lungo la strada che mi avvicinava a casa, lasciando alle nostre spalle il verde contaminato di una città al culmine del degrado. Questo non impedì in ogni caso il sotterfugio. Fu estenuante la corte al mio orologio. Gli piaceva tantissimo e lo voleva assolutamente provare. Gli feci promettere di ridarmelo. Gli dissi di aver riposto in lui la mia pura fiducia, seppure non lo conoscessi, sostenendo che la cattiveria potesse essere sostituita da un gesto di giustizia e disinteressata onestà. La conclusione è scontata. Mi disse che ora che lo aveva al polso, quell'orologio doveva essere suo. Mi disse che se ne sarebbe andato, lasciandomi finalmente in pace, ma con il mio orologio al suo polso. Mi chiese se avrei urlato per sottolineare palesemente questo sopruso, e gli risposi che non lo avrei fatto, ma che lui così si sarebbe macchiato indelebilmente l'anima per aver tradito la fiducia di un bambino.
voltando l'angolo, lui sparì dalla mia vita. Ed io sparì dalla sua. Ma quell'orologio si fece sempre più stretto al polso di entrambi.
tannura, è il 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 tannura. Yeah!
silence. If you close your eyes, you will hear the silence. If you close your eyes, you will hear the silence. If you close your eyes, I'm not conscious of real. I'm not conscious of real.
certain person until we went there. It was hiding there, or hibernating, as he said, that other people were maybe gonna find him, and he wanted to go to a different place, and so he asked us to get him numbers. Anyone.